Amici di Fano TV, ben trovati. Nuovo appuntamento qui dal circolo ricreativo Le Fontanelle per realizzare insieme a sapienti mani altre ricette di carnevale. Do il benvenuto alle due protagoniste in cucina. Oggi direttamente dal circolo ricreativo Foro Boario abbiamo Paola e Valeria. Ben trovate. Salve, salve. Allora, che cosa prepariamo quest'oggi? Tagliatelle all'arancia. E allora andiamo subito a vedere gli ingredienti. Occorrono 400 g di farina, 35 g di burro, un uovo intero e un tuorlo, e un paio di cucchiaiate di anice, un bicchiere di latte tiepido, un 25 g di lievito di birra, lo zucchero, però è quello che va solo in mezzo all'arancio grattugiato. Che troviamo qua? Bene, gli ingredienti ci sono tutti, voi a casa preparateli, mi raccomando, e adesso vediamo come si realizza questa ricetta, l'impasto per queste tagliatelle. Mettiamoci subito all'opera, cara Paola, vediamo cosa si fa. Posso mettere sulla spianatoia? Esattamente, solitamente tu lo fai sulla spianatoia o in un recipiente? Anche quando in un sei recipiente a casa. Però va a finire nella spianatoia poi alla fine. Ok, e questo è un dolce che tu prepari soltanto a carnevale oppure in famiglia te lo chiedono insomma spesso? Ma più che altro in carnevale, che questa è una ricetta che io ho adottato da mia nipote. Sì. Perché di solito io per carnevale sono un po' più portata per le castagnole. Ecco, diciamo il dolce un pochino più tipico. Che è quello che loro possono dire che gli piacciono le mie che faccio. E solitamente poi è il contrario, è la nipote che chiede la ricetta. Invece questa volta c'è stato uno scambio inverso, ma ci piace. Allora, al centro di questa spianatoia, vediamo subito che cosa mettiamo. Le uova, però dicevi prima Paola, un uovo intero. Un uovo intero. Ecco qua, arriva un altro contenitore, in cucina siamo l'aiutante apposta oggi. Quando sei a casa magari no, cucini da sola o cucini in compagnia? Da sola, perché le vere cuoche in cucina non vogliono nessuno, non giusto? Non vogliamo mai nessuno. Vicino. Allora, due tuorli, un tuorlo un uovo intero. E in questo recipiente sbattiamo le uova con una forchetta. Un pizzico di sale, se si può avere. Un pizzico di sale. E poi mettiamo tutto al centro della spianatoia. Ma da quanto tempo fai questo dolce? Da stamattina. Sì, va bene, è da stamattina perché comunque siamo in periodo di carnevale, quindi sicuramente a casa ti chiederanno ma ci fai queste tagliatelle, ma in generale nella vita Paola, quanti anni è che lo fai? Sono tantissimi anni che li faccio, è vero, però era una dose anche un po' diversa, questa invece è l'originale. Quella di stamattina, sì. Insomma, proprio una ricetta fresca, cotta e mangiata. Lievito di birra Paola, possiamo o scioglierlo con un po' di acqua tiepida oppure possiamo sbriciolarlo? No, vorrei soltanto un pochino di latte tiepido. Latte tiepido. Poi sbricioliamo il lievito di birra all'interno. E una volta che si sarà sciolto insieme al nostro latte, lo verseremo al centro dell'impasto. Mi raccomando, un lievito di birra fresco per questo tipo di ricetta. Ecco qua, sì, deve amalgamare tutto bene. Ecco qua, guarda, è riuscito perfettamente. Versiamo tutto al centro. Intanto io comincio a impastare. Ecco, questa tecnica di impastare con le mani ci piace molto. Ho sempre imparato da quando avevo 12 anni a fare la pasta. E quindi tu farai, insomma, non solo le tagliatelle dolci, ma anche la sfoglia classica, quella tradizionale. Di tutto. Il tuo piatto forte, Paola, qual è? Il mio piatto forte praticamente sarebbero le tagliatelle ragù, facciamo le lasagne, facciamo... Giochi in casa con queste tagliatelle. I ravioli, facciamo... Faccio un po' di tutto. Fai un po' di tutto. Ma la cosa che ti piace di più in assoluto cucinare? Quello che mi piace più di tutto... E mangiare. Beh sì, anche mangiare poi, perché insomma dopo la fatica, l'amore e l'impegno che si fa nel prepararlo, poi bisogna giustamente assaggiarlo. Certo, ma più di tutti, non lo so, io perché sono una tipa che a me piace molto mangiare la pasta corta o le spaghetti, più che quelle di casa, però
Mi piace molto fare i quadretti per il brodo, facciamo, no, insomma, i tagliolini da brodo. A me piace più queste cose qui che le tagliatelle, diciamo. Aiuto io. Allora, a vedere dalle tue mani si vede che sei una cuoca esperta, quindi la domanda che ti faccio è sicuramente superflua. Non hai il classico robot da cucina per impastare, impasti tutto a mano. Bene. Non c'ho niente, perché poi la Paola, sono sola in casa. Ok. E allora, quando avevo mio marito e i miei figli, poteva mi piaceva essere. Molto cucinare, ma adesso no. E allora, oggi cucini per tutti gli amici di Fano TV e per noi che siamo golosissimi e non vediamo l'ora, insomma, che queste tagliatelle siano pronte per assaggiare. Questo impasto come deve risultare? Un pochino morbido. Un pochino morbido, ma non troppo, perché poi dobbiamo stenderlo, giusto? Sì. Faremo quindi una sfoglia dolce. Impastate tutto dall'inizio con le mani, come sta facendo Paola, energicamente, perché poi in mezzo c'è anche questo burro sciolto a temperatura ambiente e così si amalgama meglio e finisce anche di sciogliersi con il calore delle mani, perché anche se c'è il guanto, il calore della mano, l'impasto lo sente. Ancora un po' di farina, ecco qua. La tua casa sei attrezzata, hai tutte le tue cose. Allora io quando faccio una ricetta preparo tutto prima. Esatto. Io faccio i dolci, ok, preparo già tutta la ricetta pronta, poi mi metto a impastare o frullare o secondo che cosa devo fare. Insomma, come accade in TV, ma poi dopo come accade in TV hai anche qualcuno che arriva e ti ripulisce tutta la cucina come per magia, no, o devi farlo tu? È sempre la Paola da pulire, non c'è mai nessuno che non c'è pulisce. Nessuno. Allora, si aggiunge ancora latte. Sì, perché deve essere un pochino morbido. Ma questo impasto poi, Paola, deve stare un po' a riposo? Un pochino in riposo. Quanto tempo? Così lo diciamo agli amici a casa. Allora, diciamo mezz'ora. Io la metto nella pellicola. A temperatura ambiente, quindi? Lì, sulla spianatoia. Perfetto. La metto in mezzo alla pellicola, perché sennò fa la crosticina. Invece deve rimanere morbido, quindi all'interno della pellicola trasparente lasciamo riposare 30 minuti circa il nostro impasto. Ricapitolando gli ingredienti: 400 g di farina, occorrono due uova, uno intero e uno soltanto un tuorlo, un bicchiere di latte, 25 g di lievito di birra, quindi il cubetto fresco, due arance di cui utilizzeremo la scorza, zucchero quanto basta, un pizzico di sale e l'anice ugualmente quanto basta, o come dico io, a sentimento, perché le cose fatte con il sentimento e con il cuore vengono sicuramente meglio di tutte le altre. Allora, l'anice va sempre per ultimo. L'anice va per ultimo e lo mettiamo proprio al centro dell'impasto. Va per ultimo perché? Perché? Perché sennò cuoce la farina o... Ecco, impariamo anche questo segreto. Quindi l'anice va alla fine, proprio per non disturbare il lievito di birra. Perfetto. Quindi con tutti gli accorgimenti utili anche noi a casa possiamo fare queste tagliatelle all'arancia. Quindi diciamo che la parte più... importante è fatta. Ecco, la parte più importante è fatta. Ma allora, è vero o no che basta l'amore in cucina? Sempre. Sempre. E come mai quando io provo a fare una ricetta che poi non mi riesce bene con tutto l'amore che ci ho messo a volte, insomma, non va? Allora, c'è qualcosa che non va. Io dico, delle volte è la mano della persona. Allora, io ho le mani molto calde. Ok. Ma non è che quello che... Che basta, voglio dire, non è che... Però c'è mia nipote che abita di sopra e mi dice sempre, io non capisco perché, però basta l'anice. L'anice basta, se no la ubriachiamo. Perché faccio le tue stesse cose, però non mi vengono. È la mano. A nessuno. Va bene, io il sentimento ce lo metto tutto sempre e comunque, poi vediamo. Intanto impariamo a fare queste tagliatelle all'arancia. Qui praticamente io faccio sempre due sfoglie, due. Ok, con queste quantità, con questo quantitativo. Perché sennò quando le taglio con le cose dentro, sono
è troppo grande. A casa possono scegliere se fare una sfoglia mega galattica oppure se fare due sfogliette piccole per facilitare. Quando si friggono e si tagliano diventano più corto, più carino. Perfetto. Invece se sono lunghe lunghe dopo... No, anche l'occhio vuole la sua parte. Allora fate come fa Paola, due sfogliette in modo tale che le vostre tagliatelle siano buone e graziose come le sue. Praticamente sì. Lo dividiamo in due panetti, il nostro impasto, eccolo qua. E adesso prendiamo della pellicola trasparente e lasciamo riposare i nostri due panetti per 30 minuti. Sono passati 30 minuti dedicati al riposo del nostro impasto, nel frattempo abbiamo acceso naturalmente i fuochi perché dovremo poi friggere le nostre tagliatelle. Allora Paola, l'impasto è stato a riposo mezz'ora? Sì. Quindi lo estraiamo perché è pronto per essere lavorato, nel senso di essere steso, quindi munitevi di mattarello e farina. Questo tipo di sfoglia deve risultare sottile? Un pochino, non proprio esagerato. Non troppo, non come per le tagliatelle, no, insomma, meno, quelle tradizionali da fare al ragù. Ok. Allora, mettiamo un po' di farina in modo tale da non far appiccicare il mattarello sull'impasto. E andiamo da brava Sdora, perché guardate come lavora bene. Si dice che insomma una brava cuoca, allora, la vedi qui, anche dalla sfoglia, no? Qui praticamente ho messo anche un po' di buccia d'arancio in mezzo, ma non era necessario, l'ho fatto io perché ce l'avevo un po' di più e l'ho messo nell'impasto, capito? Ma non è roba cattiva, è il buccia d'arancio. Eh no, l'abbiamo detto all'inizio che la scorza d'arancio, ecco, che serve? Serve ad aromatizzare questo dolce. Ok. Bella rotonda. Bella rotonda sul mare. Quindi sottile ma non troppo. Ma non troppo. E quindi questa, diciamo, è la dimensione ideale per realizzare delle tagliatelle anche non troppo lunghe, perché devono essere graziose anche nell'aspetto. Brava. E di quanti centimetri poi le dobbiamo tagliare, insomma, all'incirca? Devono venire su... 2 centimetri. Ok. Anche di meno forse, adesso vediamo. Allora, adesso aggiungiamo lo zucchero con la buccia di arancio. Ok. Va distribuita, perché questa qui che dà il sapore alla pasta e praticamente rimane attaccata. Però, perché dico sempre, mettiamo poco olio perché lo rilascia molto un po' in giro nell'olio dopo, capito? Certo. Quando si cuoce. Certo, si disperde un po'. Si disperde e allora cerchiamo sempre di... Allora, il nostro olio qua vedo che è quasi pronto, abbassiamo un pochino magari. Io cosa sempre, mi regolo, magari aggiungo, lo rifaccio nuovo se mi serve, perché poi comincia a... L'olio man mano che cuoci rilascia sempre un po' di zucchero. Mettiamo tutto, almeno così, non usiamo più. Quindi diciamo che il tempo che impieghiamo maggiormente è quello dedicato alla preparazione dell'impasto, ma non per l'impasto in sé, quanto per la mezz'ora del riposo, perché poi è molto semplice. Cominciamo a rotolare. Ah, ecco, dobbiamo fare proprio un rotolino. Sì. Con dentro questa buccia d'arancio e zucchero, scorza d'arancio, grattugiato, magari prendete quelle non trattate, no? Di arancio. Quelle che non sono trattate. Vengono lavate ben bene, certo, la asciugate e poi grattugiate con... Allora, bisogna rotolare sia da un lato sia dall'altro e li facciamo incontrare al centro, perfetto. E uniamo le due parti. Cercheremo di cercare di farle un po' strette perché sennò esce tutto. Ok. Poi chiudiamo. Ok, chiudiamo quindi le estremità. Allora, cerchiamo di pizzicare un po'. Ok. Per ciò che non lascia subito. Quindi è una sfoglia ripiena in realtà. Sì. E bisogna tagliarle, ecco, devono venire proprio piccoline piccoline.
in questa maniera. Eh sì. E poi si mettono giù nell'olio. Sì, cioè l'esatto punto di calore. Ovviamente pochi alla volta, come proprio la regola del fritto, quella universale, insomma, però abbiamo noi una pentola grande abbastanza e appena sono dorate poi vengono eliminate e fanno un profumo, io lo dico agli amici a casa, non sapete che cosa vi state perdendo, perché al di là dell'odore del fritto che magari tutti quanti possono immaginare, perché a Carnevale, come si dice, si frigge, qua l'arancio lascia delle esalazioni meravigliose. Cerca di girarle per farle friggere in entrambi i lati. Guarda tu Paola e dacci tutte le dritte necessarie, perché devono essere appena dorate, quindi friggono poco, sì, giusto? Sì, però devono essere cotte, perché se dentro cotto. Rimane la pasta così. Noi ci accorgiamo quando sono dorate da entrambi i lati, giusto? Sì. Molto bene, molto bene. E queste si conservano o meglio qualche giorno o meglio cotte e mangiate? Cotte e mangiate. Cotte e mangiate. Sono belle dorate da tutti i lati, forse, ecco, dovremmo estrarle. Ci farebbe la carta assorbente o qualcosa. Ecco qua, la carta assorbente ce l'abbiamo. Estraiamo naturalmente le nostre tagliatelle all'arancia che sono pronte. Eccole qua e voilà, facciamo vedere anche quelle poi a favore di camera, anche quelle che si sono aperte perché sono ugualmente belle. Ecco, noi quelle che si sono aperte intendiamo, usiamo questo cucchiaio, queste qua che si sono aperte, capito? Un po' si aprono e altre possono restare anche chiuse così. Adesso le teniamo un po' qua nella carta assorbente. Allora io ho messo un pochino di zucchero a velo, okay. Ma non molto, perché già che sono molto dolci, perché sì. Con tutto lo zucchero che c'è, certo, anche quello. Però poi... per far vedere il piatto un po' più carino ci si può fare una spolveratina di zucchero a velo, diciamo. Molto bene, molto ma molto bene. Anche questa seconda mandata è pronta. Sì. Siamo pronte per versarle insieme alle altre. Eccole qua. Oh. Eccole qua le nostre tagliatelle. Le facciamo raffreddare un attimo naturalmente prima di impiattarle, perché poi insomma non si vedrebbe l'effetto dello zucchero a velo gettato a neve, come si dice. Molto bene. E adesso vi facciamo vedere le nostre tagliatelle all'arancia impiattate. Ed eccole qua le nostre tagliatelle all'arancia debitamente pronte. Ecco, per essere gustate, servite in questo vassoio spolverizzate o spolverate, come volete, con zucchero a velo. Siamo pronte a fare cosa, Paola? A mangiarle. A mangiarle. E allora buon carnevale e buone tagliatelle all'arancia a tutti quanti. Grazie Paola. Prego, grazie. Grazie Speriamo Maria. Di essere state un po' all'altezza, di averle fatte un po' buone. Assolutamente sì, è stato davvero piacevole stare in cucina con voi. Grazie. Buongiorno.